Noi siamo molto fiduciosi per il turno di ballottaggio perché tanta gente si sentirà libera di andare a votare. Tra guardare il secondo turno di elezioni a Bari e prendere la fascia tricolore, Fabio Romito propone al suo elettorato il patto per la città, ma guarda anche ai possibili detrattori del fronte progressista e ai delusi per l'alleanza La Forgia Leccese e va anche oltre. Il candidato per il centrodestra parla di risultati misurabili con 5 punti programmatici che si impegna a mantenere: sicurezza urbana, igiene, sostegno alle economia e le attività produttive della città, viabilità, mobilità, parcheggi interrati, trasparenza ed efficienza amministrativa, e promette 3 nuclei della polizia locale: antidegrado, anticriminalità e vigili di quartiere. Se non dovessi realizzare quello che ho promesso alla città di Bari, spiega Romito, non mi ricandiderò a sindaco per la seconda volta. E noi intendiamo sottoporci, non sottoporre la città di Bari, sottoporre noi classe politica al giudizio degli elettori. In che modo? Se io, eletto sindaco di Bari, non dovessi mantenere gli impegni che ho assunto con questo patto nei primi 5 anni di consigliatura, io non mi ricandiderò per la seconda volta. E aggiungo, per eliminare ogni genere di dubbio, ogni genere di politichese, che non accetterò neanche eventuali proposte di altri soggetti politici, di altre coalizioni. Io non mi ricandiderò a sindaco di Bari, in nessun modo, se non dovessi rispettare anche soltanto uno degli impegni che io sto assumendo nei confronti della città di Bari. I baresi devono potersi fidare della politica. Io ho 36 anni, non posso permettermi il lusso di prendere in giro nessuno.